Salve a tutti, oggi vi voglio fare il video di come usare la lama DEP, quella che è con la Curio, ma la vogliamo usare sulla Cameo e vi dico come settare il taglio e poi anche come mettere la gomma crepla nel tappetino. Innanzitutto io ho aperto questo fiore, quindi non vi sto a fare tutto il video di come costruire un fiore, perché questo principalmente è per farvi vedere la lama DEP. Quindi io ho aperto questo fiore, ora io vado nel mio taglio e io, siccome avevo tempo fa già fatto con la crepla, quindi metto la mia impostazione e qui vedete che siamo al 10. Poi, siccome qui tra le lame non c'è la lama DEP perché siamo nella Cameo e non nella Curio, quindi non esiste questa lama per la Cameo, noi dobbiamo mettere la lama normale con valore 10. Io ho messo una velocità 3, magari lo spessore lo abbassiamo e ho messo doppio taglio. Qui vedete un pezzo più piccolo di perché io in realtà ho questo pezzo qui, quindi se anche voi non avete una 4 dovete settare il vostro materiale, la vostra pagina, in questa maniera. Cosa dovete fare? Dovete andare sulle impostazioni pagina. Io per vedere la mia quantità nel tappetino, poi dopo vi faccio vedere cosa intendo, io faccio scopri e mi scopre il sotto, quindi vedo i numeri e ho messo da questi valori qua, ho abbassato la pagina, diciamo che l'ho messa all'inizio del numero 8 e da questa parte è tra l'8 e il 9, vedete? Siccome nella Cameo non posso mettere il mio materiale a pari al tappetino, perché se questo materiale mi va sotto le guide bianche mi sposta il taglio, quindi lo devo fare in modo che il mio materiale rimanga tra le due guide bianche che abbiamo nella Cameo. Quindi io il disegno per sicurezza l'ho fatto molto più spostato, perché io il mio materiale sarà all'inizio di questa casella qua. Poi ora adesso lo vedete qui, ma ve lo faccio vedere anche sul tappetino e vi rendete conto di come l'ho messo. Bene, detto questo, vi faccio vedere come settare la lama DEP e tagliarla, quindi ci vediamo nell'altra postazione. Prima di proseguire vi voglio presentare anche la lama premium, ed è questa e si chiama Premium Blade, una lama che dura molto di più di quella tradizionale nera, che è questa. Il sopra blu e comunque qua ha gli stessi numeri, vedete, uguale all'altra lama nera, ma come ho detto questa dura di più. Bene, detto questo, iniziamo il nostro video per tagliare la gomma crepla. Allora, abbiamo la lama nera e questa è la lama DEP, che è della Curio. Come dobbiamo settarla questa per metterla qua? Abbiamo visto che nel software dobbiamo mettere numero 10, e qui, se vedete i numerini, la dobbiamo mettere sul numero 20. Non so se si vede.
Vedete, il segnetto rosso deve corrispondere al numero 20. Messa in questa maniera facciamo lo stesso passaggio, introduciamo la lama nell'apposito spazio, chiudiamo, blocchiamo. Come dobbiamo mettere la nostra gomma crepla nel tappetino? In questo modo qua. Quello che vi dicevo, la gomma crepla in mezzo, qui è a metà del 2 e qua va al 10, perché queste due parti non devono passare sotto a questi due rulli qua, perché se io metto la gomma crepla che passa qua, mi sposta e non mi fa bene il taglio. E questo mi ha aiutato anche una mia amica. Allora, come ho detto, noi mettiamo sempre il tappetino a pari alla nostra guida, qua, vedete questo segnetto, e carichiamo, vedete, la gomma crepla non va sotto ai rulli bianchi. Poi un'altra cosa, mi raccomando, vedete che è attaccata bene, perché altrimenti se gonfia poi taglia male. Ora vediamo come taglia. Io do invio a Silhouette. Ed ecco qua che ha finito. Vedete, adesso ora io stacco. Vedete? E ha tagliato perfettamente. Togliamo il nostro piano, perché io gli avevo dato anche un po' di colla nel tappetino proprio per farlo aderire bene. Uno. Ecco qua, vedete il mio fiore tagliato di gomma crepla. Ieri avevo fatto questa prova qua, uguale, vedete, e poi avevo provato a triare anche questa, che questa è la rosa che si gira così, vedete? Quindi la lama DEP va benissimo anche per la cameo e taglia benissimo la gomma crepla. Io spero di esservi stata di aiuto e che il video vi sia piaciuto, e ciao al prossimo video.